Qui si svolgerà la terza gara finale. Come sai, ogni livello ha il proprio addetto. Lo so, per descrizioni parla con loro, sì. Sinceramente, Jacko, non pensavamo che saresti andato così avanti. Quando hai finito di guardarti intorno, fammelo sapere, va bene. Ok, vediamoli allora. Questo è il round 1 della terza finale. Desideri una descrizione? Ok, qua mia, per forza di cose. Questo livello è chiamato Bilancia della Giustizia. Due piattaforme costituiscono una specie di bilancia. Se una parte si solleva, l'altra scende. Grazie al cazzo non ce lo mettiamo. Usa queste bilance per superare i vuoti e passare al livello successivo. Questo è il round 1 della terza finale. Vuoi fare mettere qui un tuo amico? Certo, e mettiamo mia. Buona fortuna. Dobbiamo assolutamente vincere. Se non vinciamo vuol dire che non siamo pronti e vuol dire che io faccio schifo. Questo è il round 2 della terza finale. Desideri una descrizione? Ok, qui c'è da mettere Garnet. Il livello si chiama Saltamasso. Come dice il nome, devi saltare sui sassi. Per raggiungere il livello successivo salta da un masso all'altro. Beh, il giro è facile, quindi. Questo è round 2 della terza finale. Aspetta un attimo prima di metterlo, visto che in realtà è facile. Potremmo vedere se c'è qualcos'altro da mettere Garrett. Questo è round 3 della terza finale. Desideri una descrizione? Ok, qua non c'è molto da fare. Devi evitare di cadere. I pistoni si muovono avanti e indietro. Evitali per passare al livello successivo. Lo so. Il che vuol dire farne una alla volta. Se sei fuori tempo, un pistone può colpirti e farti cadere giù. Questo era un 3, no? Non ci mettiamo nessuno. Qui invece cosa c'è? Ok, le piantine, ma anche qua niente di utile. Questo livello si chiama Free Climbing. Noi da dove arriviamo, scusami? Ah, da là sotto e con crescita facciamo salire. Se abbiamo crescita noi può esserci utile, sai? Su questa parete vi sono diversi appigli. In realtà questo è semplice, basta fare tutto il percorso. Non cadi neanche. Usando gli appigli trovi la via migliore per risalire la parete e passare al livello successivo. No, grazie. Mi sa che Garrett dobbiamo metterlo per forza di cose di là, eh? Questo è round 5 della terza finale. Desideri una descrizione? Ok, qua c'è da colpire con forza. Questo livello si chiama controcorrente. Il nastro trasportatore si muove nella direzione opposta alla tua. Ecco appunto. Se ti fermi sei fottuto. Per passare al prossimo livello dovrei essere più rapido del nastro, grazie. Allora aspetta un attimo, fammelo finire di vedere prima. Questa è l'ultima? Sì, ok. Allora, in quella di prima mettiamo Ivan e probabilmente Garrett lo mettiamo nell'altra. Sì, per forza. Questo è un altro livello in cui devi far rotolare i tronchi. Molto semplice in realtà. L'ostacolo in questo livello è il serbatoio d'acqua vicino all'uscita. Fai rotolare i tronchi per superare il serbatoio. Che poi, in teoria, qua, se non usi la psicoenergia, quello non lo puoi fare. Cerca di superare il livello rapidamente facendo rotolare i tronchi e i massi. Questo è il livello 6. Allora, no, grazie. Mettiamo Ivan. Eccolo qua. Buona fortuna. Ed infine, Garrett era nel secondo, giusto? Che poi io ho lasciato Garrett per ultimo per un semplice motivo, molto stupido tra l'altro anche, perché Garrett ha tutti i miei digin di terra. Metti caso, ipotetico e speriamo di no, che non dovesse funzionare, ce li switchiamo tutti e facciamo questo combattimento tutto terra. Vai Garrett, buona fortuna Jacko! E con questo siamo pronti, andiamo! Speriamo di vincere più che altro. Spero veramente di vincere. Devo aiutare Jacko. Allora. Non ho controllato una cosa, però spero che sia rimasta. Dovevo controllare se la psicoenergia a Jacko è rimasta a spostamento anche a lui. A te faccio usare forza. Vai! Pugno! Oh, ma guarda, si è fermato il nastro. Oh, oh, oh. Allora. E con questo... La gara sta per avere inizio e noi abbiamo barato come dei cani. Ma guarda, è molto più lungo il percorso ovviamente. 2, 1, vai! Tac e tac. Prendiamo questo oggetto. Una bomba di fumo. In Milano centrale... Qualcuno la pagherebbe molto quella bomba di fumo. Aspetta, ecco qua.
Ecco qua, a posto. Dovevo andare un attimo più veloce, ma non volevo rischiarmela. Come ho detto, aspetta, fammi controllare. No, non abbiamo crescita. E allora, vai. Eccoci qua. Questo è molto semplice. Se hai crescita è solo un vantaggio per te. Allora, non abbiamo sposta. Ecco qua. Andiamo subito all'ultimo. Ah, ma tra l'altro li puoi spostare anche verso il... verso giù, mi sa, eh. Solo che se butti a terra l'ultimo, sei fregato. Oh, il nostro avversario. E anche lui è l'ultimo stage, eh. Dobbiamo sbrigarci. Siamo stati lenti? Può essere? Davvero? No, dai. Eccoci qua, perfetto. Spada scozzese. Dai, uff, ho avuto preoccupazione, però dai, ce l'abbiamo fatta. Ah, cacchio, è arrivato prima lui. Bene, combattiamo. Contro Navampa. Lui era... il sesto? Boh, non mi ricordo, sai. Comunque, speriamo subito vada di culo e lo blocchiamo. Balzo letale. Ci ho sperato, Aia. Uff. Che sfiga. Va bene, tu mi lanci una bomba di fumo e io ti lancio una di sonno, stronzo. Che non ha avuto effetto. Fantastico. Bomba di fumo anche su di lui? Ok, siamo tutti e due delusi. Bravo, spreca le tue noci, scemo. Allora, per il momento, meglio non sprecare. Ok, siamo ritornati a vedere bene. Non volevo sprecare i pipì a questo giro. Paralizzalo. Bravo. Oh, adesso ti fotto amaramente. E lo utilizziamo già subito, perché voglio di nuovo avere balzo letale. L'ho fatto solo per aumentare il mio attacco. Aia. Allora, cosa posso fare? Resistenza del nemico. Non penso che funzioni, però... potrei provare a maledirlo. Proviamoci, visto che tanto ce l'abbiamo. Lo spirito della morte abbraccia Navampa. Madonna mia, se t'ammazzo con la maledizione sei proprio un coglione, Navampa, fattelo dire. Se t'ammazzo con la maledizione sei proprio un pirla. Peggio che essere ucciso in combattimento, davvero. Aia, ecco qua. Tanto non penso ci possa fare più danno di così, quindi... balzo letame. Paralizzato, quanto mi spiace. Detto ciò, giusto per sicurezza. Ecco qua. Mamma mia, quanto ti sta nel culo. L'attacco torna normale, finito lo stupore. Sai che quasi quasi lo faccio ammazzare dalla maledizione. Ah, volevo farlo morire. Che sfiga. Vabbè. Vittoria. Geco. Geco. Ecco, tu no? Geco. Ecco. Ma che è successo? Geco. Ma stava vincendo. Geco. Geco. E ditelo un'altra volta, dai, vi do un gelato. Oh cacchio, si è addormentato. È finito. Dai, è contento almeno. Grazie di avermi lasciato lì. Geco si è addormentato. Deve essere esausto. Lasciamolo dormire per un po'. Vittoria. Si è svegliato. Geco. Eh? Ehi, stai bene? Ti sei svegliato. Che è successo? Ho vinto? Il Colosseum è già finito da tempo. Sei caduto in sonno profondo, non ricordi? No? Per forza non si ricorda, era quasi caduto in coma, ma eravamo preoccupati. In coma? Addirittura. Scusa se ho gridato. Che poi? Garrett, no. No, Garrett. Ti sei battuto benissimo fino alla fine, Geco. Babi era entusiasta. Ora stai bene, nel corpo e nello spirito, minchia.
Beh, starà bene senz'altro dopo la dormita che si è fatto. Garrett, basta. Scusa. Scusa se ho gridato di nuovo. Tieni, ti faccio un tributo così ti riprendi. Babi ha detto che voleva vederti appena ti saresti svegliato, Jaco. Se ti senti bene possiamo andare da Babi ora. Stai bene, vero, Jaco? Inchia. Mi preoccupa di più sapere cosa vorrà dirci Babi. Andiamo. Andiamo, forza. Ma... ah, ok, stavi aspettando me, Jaco. Sei sicuro di poterti alzare dal letto così velocemente? Ma sto benissimo. Sta bene, non può mica restare in camera tutto il giorno. È vero, andiamo da Babi. Palazzo di Babi. Dove si trova Lord Babi? Lord Bambi, dove sei? Jaco, stavo aspettando te e i tuoi compagni. Vi aspettavo perché avevo bisogno di parlarvi. È difficile parlare così distante, avvicinati. Un attimo, figa. Le lotte al Colosseum sono state davvero spettacolari. E vedere il guerriero favorito di Babi vincere è stato un onore. Yoden, porta il premio al vincitore. Certo, signore, subito. Da dietro la sedia. Ecco a te. Jaco riceve la K-esca. Yeah. Cioè... hai vinto il Colosseum, una gara fra tutti i guerrieri più forti di questa regione. Eccoti un cappellino di là. A proposito, Jaco, ti senti un po' meglio ora? Minchia. Voi giovani recuperate in fretta anche dopo violente battaglie. D'altronde, chi mi ha salvato la vita non può che essere in gamba. Beh, basta con i cerimoniali, veniamo al punto. Perché ci hai chiamati qui? Ragazzino, ma che modi sono questi? Chi credi di essere per poter parlare così a Babi? Calmati, Yoden. Lascia stare, Yoden. Una persona non si giudica soltanto dai suoi modi. Chiedo scusa. È così che hai detto di chiamarti? Ah no, era una domanda, scusami. E così hai detto di chiamarti? Sta parlando con te, Garrett. È vero, Garrett. Dobbiamo spiegare tutto. Vorremmo ringraziare te e i tuoi compagni per aver salvato Lord Babi, Jaco. Ma si potrebbe dire che la sola gratitudine non basta. Ho spiegato tutto a Yoden. Cosa intendi con tutto? Volete saperne di più sulle muria, vero? Beh, mi sembra evidente. È la prima volta che vedo la psicoenergia. Ha una forza formidabile. Beh, io ero un ninja, quindi. Ho usato il manto palla per mostrargli la mia psicoenergia. Nessun altro l'ha notato, ma Jaco lottava in modo strano. Non credevo che avresti combattuto usando quel potere. Non devi vergognartene, Jaco. La psicoenergia si addice a un guerriero. Appena ho saputo dei vostri poteri, ero sconvolto. Pensavo che foste lemuriani. Babi, continua a nominare Lemuria. Che cos'è? È la città di un'antica popolazione. Si trova in mare. Molti anni fa, all'epoca della grande inondazione, Babi si recò a Lemuria. Capisco. Mentre ero in viaggio con l'Umpa, si sorprese un'inondazione. L'Umpa? Intendi l'Umpa il ladro? Esatto. So che è difficile crederlo, ma accadde 100 anni fa. Ma allora, è vero quello che si dice su di te? Una volta Craden ci ha parlato della pietra dei saggi. C'entrava qualcosa? Sì, forse. Ma allora la pietra che dà l'immortalità proviene da Lemuria? Avete sentito parlare della pietra dei saggi? Io non ne so nulla. È l'elisir di Lemuria che mi ha permesso di vivere così a lungo. L'elisir di Lemuria? È un liquido magico che ho ottenuto dagli abitanti di Lemuria. E basta bere l'elisir per non invecchiare più. È quello il suo effetto? No, ritarda solo la vecchiaia. Beh, forse è più preciso dire che rallenta l'invecchiamento. Anche a Lemuria si muore. Ma soltanto perché dopo i secoli di sopravvivenza il corpo cede. Anche quelli di Lemuria usano la psicoenergia. Grazie a quell'elisir sei vissuto così a lungo, Babi. E sei diventato così ricco da essere messo a capo di Tolbi. A cosa vuoi arrivare? Perché vuoi far apprendere a tutti l'alchimia?
È questo che mi chiedo. Cosa speri di ottenere, Babi? Se avessi già ottenuto la vera immortalità, non avrei alcun bisogno di queste ricerche. Non capisco. L'elisir che avevo non era molto, e ora sta per finire. Avete visto anche voi, ne è rimasto pochissimo nella grotta. Per quanto può durare? E cosa accadrà quando sarà finito? Morirò, semplice. Potrebbe finire da un giorno all'altro, e allora la mia vita avrà termine. Ma perché non ce l'hai detto subito? Dobbiamo precipitarci alle muria. No, non avrebbe senso. È stata inondata. Come puoi dire che non avrebbe senso? Lemuria è introvabile. Ma non è detto che si trova in mare. Se esploriamo il mare, la troviamo per forza. In passato ho mandato moltissime navi alla ricerca di Lemuria. All'epoca non ero ancora al tuo fianco e non ci sei mai riuscito. Mi serviva un altro po' di quell'elisir, ma non ho più trovato Lemuria. Ma perché ti sei accasciato nella grotta se possedevi ancora un po' di elisir? Sto cercando di razionarlo, ma questa volta ho voluto attendere troppo. Volevi che durasse più a lungo. Sto cercando di resistere il più possibile per poter continuare a cercare Lemuria. E la ragione per cui ci hai chiamato qui ha a che fare con Lemuria? Esattamente, voglio che troviate Lemuria. Non è stato possibile trovare Lemuria per mare, ma forse osservando dall'alto... Beh, ora ve lo dico. Ho fatto costruire il faro di Babi per cercare Lemuria scrutando il mare da lì. Davvero? Per questo stai costruendo quel faro? Beh, c'è anche un altro motivo. Abbiamo avvistato qualcosa sull'oceano, proprio a sud-est del faro, dove si dovrebbe trovare Lemuria. Sarà senz'altro qualcosa di pericoloso. Sono mostri. Possiamo batterli. Potrebbero essere mostri, ma anche qualcos'altro che mi preoccupa. Che cosa, mio signore? Tutte le navi hanno perso la rotta. Come dici? Nessuna nave è rimasta sulla rotta che voleva mantenere. C'è qualcosa che distorce la distanza o la direzione? Vi sono correnti mutevoli che cambiano leggermente la rotta delle navi. Quindi il faro aiuterà le navi a tenersi sulla rotta esatta. Ma su quale mezzo sei riuscito a fuggire dalle muria dopo l'inondazione, Babi? Su questa nave, Garrett. Questa è la nave di Lemuria con cui ho potuto attraversare il mare. Spero che possiate farlo anche voi su questa stessa nave. Ma perché proprio noi, con tutti i soldati che hai a disposizione? Perché loro non sono adepti. Nessuno di loro conosce la psicoenergia. Per usare questa nave occorre la psicoenergia. Ma questo vuol dire che Babi è un adepto, non credi? No. Ma Jeko, solo un adepto potrebbe usare il manto palla. Ho appreso la psicoenergia durante il mio soggiorno a Lemuria. Ho imparato quel poco che mi è permesso per usare la nave. Beh, in questo caso potrei usarla io. No, tu non sai usarla. Esatto. No, deve essere un adepto. Cosa dobbiamo fare, Jeko? Facciamo ciò che ci chiede. So che lo farete. Vi darò in cambio tutto ciò che desiderate. Non dovresti fare promesse che non puoi mantenere. Non saprei neppure cosa chiedere. Beh, in questo caso potrei donarvi una serie di strumenti di vostro gradimento. L'offerta di Babi è generosa. Mi prometti di pensarci su? Certo. Jeko, dobbiamo arrivare al faro prima di Felix e gli altri. Il faro? Intendi il faro di Venere? Beh, allora andiamo nello stesso posto. Anch'io sto andando a quel faro. Ma non si può salire in cima al faro di Venere, giusto? Questi adepti potrebbero risolvere il mistero che ci sta bloccando. Ah, è vero, non ci avevo pensato. Jeko, dovresti andare al faro di Venere insieme a Yodem. Non ti preoccupare, prima potrei fare ciò che avevi programmato. Beh, se risolvono il mistero del faro, si realizza il nostro sogno. Allora potremo cercare Lemuria dopo che avranno compiuto la loro missione. Si può fare così? Certo. Allora accettate la missione, me ne sono davvero grato. In ogni caso vi servirà il mio aiuto per raggiungere il faro.
Preparerò tutto per poter essere pronta a partire in ogni momento. Col vostro permesso, vado a fare le preparazioni. Allora vi incontrerete tutti al passaggio Gondowan. Ottima idea! Un'ultima cosa, vorrei che pensassi ad un'adeguata ricompensa. Certo, me ne occuperò immediatamente. Vi aspetterò al passaggio. Sono vecchio ormai. Il tuo primo compito sarà risolvere il mistero del faro di Venere. Conto su di te, Geco. Ma... capo, mi serve una cosa ancora, eh? Aspetta, torna qui. Ciao. Dormire aiuta molto a ritardare il bisogno dell'Elisir. Ma se troverete le Muria e l'Elisir, non dovrò più preoccuparmi. Oh, Geco, avrei voluto incontrare prima te e i tuoi compagni. Ma il fato ha voluto così. Posso prenderla? Hai trovato il manto palla. Geco, è quel manto palla che vuoi? Quel manto palla è troppo prezioso per me, non posso regalarlo, ma posso prestartelo. Portalo con te nella missione. Capo, tanto non te lo restituirò mai più, e lo sai. Lo sai anche tu che è così. Detto questo, vediamo il cappellino che cosa fa. Lotte casuali se attivo. Difesa 20 aumenta gli incontri coi mostri. In realtà non è orribile. Potrebbe essere buono per farmare. Da bambino una roba del genere non ci avrei mai pensato. Questo lo diamo ovviamente a Ivan. Ivan è il nostro portatore di gemme e cacate varie. Bobby è molto pallido, sembra un morto. Ma è inutile preoccuparsi, non possiamo farci nulla. Lo so. Noi qui abbiamo finito. O meglio, in realtà vorrei controllare un'ultima cosa. Non mi ricordo nulla di come si usano i biglietti. C'è la casa di gioco qui, vero? Non so quale sia il gioco migliore per sfruttare questi biglietti. È la prima volta che giochi ai dadi fortunati? Quando inizi a giocare non vorrei più smettere. Non conosco un altro gioco così divertente. Ruota della fortuna, tira la leva e allinea i simboli per vincere molte monete. Puoi tirare la leva per 5 volte. Hai 32 biglietti, vuoi provare? Ah, è una slot machine, cioè. Te, proviamoci. Oh, io faccio schifo alle slot machine. Proviamo. No, vabbè, 4. Jackpot! Non me l'aspettavo per niente. È andata bene, no? Congratulazioni! Hai vinto la fiala, ecco a te! Si può vincere le monete? E io vorrei le monete di gioco, signora. Io vorrei riuscire a trovare almeno un altro gettone da lanciare dentro la fontana, perché vorrei prendere un altro copricapo, diciamo, per Ivan. Perché quello che abbiamo dato a Garrett rende molto veloci, e se riusciamo almeno a rendere veloce Ivan, ci sarebbe d'aiuto. Quindi noi ci fermiamo qui. Vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.